Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany, sono sempre Tiffany. Visto che questa settimana abbiamo proposto dei video belli brensi, come si dice a Bologna, ovvero belli intensi, abbassiamo decisamente il tono oggi perché mi sembra anche doveroso e volevo raccontarvi del disastro che è successo durante i saldi. Diciamo che quando sono iniziati io ero nella fase dove lavoravo e basta, soprattutto continuavo a ripetermi no, ma non c'è assolutamente motivo per il quale acquistare una serie indefinita di cose. Quanto è durata? Quanto è durata secondo voi? Ovviamente io sapevo bene che avrei fatto ridere tutti con questa affermazione perché è proprio... vabbè. Però, come sempre io vi dico, io non voglio spingervi al consumo assolutamente, anzi io sono contro il consumo irrazionale, però... quello che vedrete non è che sia troppo razionale in realtà. Comunque, ciancio alle bande, direi di partire e farvi vedere perché ho veramente comprato un po' di cose, per dirla carinamente. Allora, ovviamente, tutto ciò che vi farò vedere, io non sono assolutamente affiliata a questi siti, quindi, cioè, nulla mi è stato regalato, nulla mi è stato inviato, ho comprato io con i miei soldini. Detto ciò, premessa... iniziale che vi farà capire da cosa è nata questa serie di acquisti. Il mio povero MacBook, dopo 7 anni di onoratissimo servizio, e devo dire che il fatto che sia arrivato al 2018 mi commuove quasi, perché per come uso io il computer, soprattutto la scheda grafica, non vorrei tirarmela, ma è veramente un miracolo. Comunque ci stiamo rendendo conto che negli ultimi mesi il mio anzianotto sta tirando proprio gli ultimi, perché fare post produzione, montaggio video e grafica su un povero computer alla lunga lo distruggeranno, e quindi io mi sto accingendo al cambio di computer. Quale occasione migliore se non gli Amazon Prime Days? Ovvero, come sapete, tutti gli anni Amazon organizza i Prime Days, che sono delle giornate, solitamente 3. Quindi quest'anno sono state dal 16 al 18 di luglio, nel quale butta fuori una serie abbastanza allargata di prodotti selezionati a prezzi veramente molto vantaggiosi. Devo essere molto sincera, quest'anno non mi ispirava nulla, io non avrei comprato praticamente nulla, se non i 2 acquisti che ho fatto. Il primo è una cosa che io per lavoro utilizzo costantemente, ovvero una SD. Ve l'avevo già fatta vedere forse nel haul dei saldi natalizi, che però in realtà era da 32 giga. A questo giro Amazon ha messo in promozione a 30 euro la Extreme Pro SD della SanDisk, che sono le memorie che uso io sulla macchina fotografica, che sono forse tra le più affidabili, performanti, veloci nella scrittura che esistano, soprattutto per chi si occupa di fotografia in maniera molto rapida, come può succedere durante gli eventi a cui partecipo io, e ha messo a 29 euro la Extreme Pro da 64 giga. Io devo dire che per una questione di formazione personale uso tendenzialmente fino al massimo alle 32, meglio ancora se 16, perché se ti si brucia una 64 giga mentre la stai utilizzando sei praticamente fregato, mentre se ti si brucia una 16 diciamo che hai altre, di solito ne hai altre montate in macchina. Comunque insomma, a parte queste considerazioni, a 29 euro non prenderla sarebbe stato un po' un crimine nei miei confronti, contando che costava meno ancora di quella da 32 giga, quindi primo acquisto che ho fatto è stato questo. Poi, come vi dicevo prima, il mio computer sta morendo, quindi l'unica altra cosa che secondo me era vantaggiosa su Amazon Prime, o almeno di mio interesse, di mia necessità, era lo schermo dell'Asus, che vi metto qua a fianco perché penso sia difficile da spostare, che è diventato il mio nuovo schermo del computer. È gigante, ha un'ottima risoluzione, quindi a me tra l'altro serviva proprio lo schermo. Questo qui veniva circa a prezzo pieno sui 500 euro, io l'ho pagato 220, che sì, è una cifra importante, mi rendo conto, ma è esattamente la metà rispetto al prezzo pieno, e tra l'altro su altri siti l'ho trovato anche a prezzo un po' maggiorato. Insomma, non è sicuramente uno schermo top di gamma, ma sinceramente frega meno di zero. E quindi, insomma, questi sono i miei 2 acquisti dei Prime Days. Dopodiché, dopo i Prime Days,
c'è stato il momento crisi, ovvero un momento in cui io ho avuto parecchia ansia per un paio di settimane, per una serie di motivi che vi ho spiegato nel video sugli stereotipi dell'ansia che vi linko giù se siete curiosi, insomma così, è uno dei sintomi nei quali io capisco che mi sta salendo il livello di ansia è l'acquisto immotivato. E detto così è orribile, però in realtà sono molto molto contenta degli acquisti che ho fatto. Ho cercato anche di dare spazio ad artigiani, a piccole artigiane, ma non mi è ancora arrivato tutto, quindi magari farò un video a parte e ci sono alcune cose che ho preso da piccole artigiane, tra cui il vestito che indosso in questo momento, che è di Carolina M, che io puntavo da un sacco di tempo, anche se è effettivamente mi sono resa conto che è il primo vestito di questo colore che io posseggo, che per me rientra nella categoria marroni, e io detesto il marrone, non mi è mai piaciuto. Questo qui è un ruggine, in realtà, però il vestito mi piace così tanto che supererò questa barriera culturale nei confronti degli abiti marroni e di tutte le tinte che non fanno parte della sfera nero, blu, rosso e bianco ogni tanto. E secondo me è super carino, è super curato. Carolina M è una bravissima ragazza, è super impegnata anche eticamente, quindi sono davvero molto felice di aver fatto questo acquisto. È un vestito che mi piace tantissimo, poi a pois, quindi proprio nelle mie super corde. Comunque, invece, ho veramente un po' esagerato lato acquisti vari ed eventuali. E sempre riguardo ai vestiti, vi faccio vedere i miei primi due acquisti. Vi faccio vedere alcuni materiali da due negozi in cui ho comprato. Il primo, che in realtà ci sono entrata per caso, conoscendone pochissimo e probabilmente neanche intenzionata all'acquisto, è questa gonnellina a vita alta con i bottoncini davanti in pseudo jeans blu. Con i pois, sì, so, ho una fissa per i pois, se non si fosse capito, da sempre. I gatti nel frattempo stanno cercando di eliminarsi per farmi risparmiare in croccantini. Ok, e questa gonnellina blu che io ho pagato tipo 6 euro, quindi praticamente nulla, e a prezzo pieno veniva 24, credo, o 29, una cosa del genere. Non mi ricordo più sinceramente, ma a 6 euro era della mia taglia, tra l'altro ho scoperto di aver perso una taglia, il che per me non è mai positivo, però mi piace un casino e quindi non vedo l'ora di continuare a metterla sempre. E quindi, insomma, primo acquisto è questo qua. Poi arriviamo a quelli che invece ho preso da And Other Stories. And Other Stories è il classico negozio dove io vedo sempre un sacco di cose che mi piacciono tantissimo, ma che su di me starebbero... Detto come va detto, cioè non ce le vedo. Cioè io sono molto minuta in generale e non ho spalle e quindi tutto ciò che vedo magari mi piace visto sul manichino, visto appeso. Poi una volta provato mi sta uno schifo proprio, cioè proprio male. Però questa volta i saldi, al di là del fatto che i prezzi erano veramente molto ragionevoli e c'erano le mie taglie, che di solito sapete che ai saldi quando arrivi proprio all'80% rimane una taglia, invece in questo caso c'era l'XS quasi di tutto e quindi niente, adesso vi faccio vedere brevemente. Il primo è questa magliettina cropped che forse avete notato nel video di lunedì, che è 100% viscosa, è tagliata, quindi è ovviamente un po' più corta sopra l'ombelico con l'elastico in vita, ha questa viscosa un po' lucida, quindi è proprio strano come sensazione rispetto a quello che uso di solito, però devo dire è veramente molto comoda e molto leggera, quindi anche se il materiale potrebbe non sembrare dei migliori, è super comoda e quindi... top. E visto che ovviamente quando arrivano i nuovi acquisti io me li metto subito per i nuovi video, avete visto anche l'altro acquisto che ho fatto, che è questo toppettino a pois, strano, vero? A pois rosso e bianco. È una canottiera super morbida, super comoda, che io ho pagato 7 euro, quindi non potevo non prenderla. E per essere un XS è leggermente larga, veste un po' largo come tantissime cose da And Other Stories, però in questo caso essendo senza maniche non mi pesa molto come mi sta sulle spalle, perché il mio problema è che quando ci sono cose un po' largone io, non avendo le spalle, o comunque avendo delle spalle ridicole, mi sta tutto malissimo, mi cade, mi sento goffa, mi sento gobba e quindi cerco di evitarli. In questo caso invece mi sta proprio bene, quindi sono super felice, è leggerissima anche questa, e quindi insomma questo è l'altro acquisto che sono super contenta di aver fatto. Poi vi faccio vedere l'ultimo così ridete insieme a me. Allora, premessa, io tutti gli anni amo comprare un costume o due in alcuni casi, ma ho un problema, io non vado al mare.
Cioè, nel senso, io amo i costumi, cioè mi piacciono proprio i costumi, soprattutto quelli interi. Il mio problema è che io odio abbronzarmi perché mi rovina i tatuaggi, una serie eventuale, cioè proprio mi piace la pelle più bianca. Anche perché io di mio sono molto olivastra, quindi dopo un paio d'ore sotto il sole vengo scambiata per una medio orientale. Che non è che quello è sbagliato, però a me ho questo mito gotico della pelle lattea, ok? Che tanto non raggiungerò mai. Però in ogni caso, anche per non rovinare i tatuaggi, io non sto mai al sole, ma mai veramente da tanti anni. Ma ho un debole per i costumi, non ci potevo fare niente. Bene, e quindi ora vedrete questo costume assurdo che io ho amato alla follia appena l'ho visto, con questa fantasia di ragazze un po' tra l'art nouveau e il pop. Dove ci sono ragazze tropicali che si tuffano, bevono drink e ci sono foglie belline e carine. Lo so, questa cosa qua io tra l'altro non la metterò mai, ma per 12 euro e c'era solo la mia taglia, non la potevo lasciare lì. Vabbè, magari quest'estate una scappata in piscina, giusto il tempo di mettermelo, fare la foto e poi ritornare all'ombra, ci potrà essere. Comunque, insomma, questo è veramente un costume che io amo e lo volevo tantissimo ed è bellissimo, ancora più bello dal vivo. E rimanendo in tema costumi, ma spostandoci ovviamente da End of the Stories ai mercatini cinesi, potevo lasciare lì questo. Ve lo giuro che quando lo indosso io mi sento la più bona dell'universo e quindi questa cosa qua è super pro. Per questo costume, che è col costume di Wonder Woman, ovviamente, potevo lasciarlo lì. No, è veramente super cinese, super plasticoso. La stampa, però, stranamente non è male, cosa molto strana. In realtà, di solito hanno una pessima qualità. Questo invece è stampato veramente molto bene. Cioè, la parte sotto con le stelline è precisissima, anche sopra tutte le sfumature. E ve lo giuro, io mi sento bellissima quando lo metto e questa è una cosa che è il motivo per cui la gente compra vestiti e se li vuole mettere, cioè sentirsi a proprio agio. Quindi, anche se non andrò mai al mare quest'anno, ma proprio mai neanche per sbaglio, sono veramente super contenta di questi acquisti. Anche questo verrà usato per una foto su Instagram e poi all'ombra. Ma scordiamoci un attimo dei vestiti e passiamo invece alla parte beauty, che ovviamente qua vedrà l'abbandono di un sacco di persone perché capisco che non interessi tutti. Allora, ho fatto un giretto in centro a Bologna in un'ora e sono riuscita a fare un sacco di danni. Partiamo da Sephora, che forse è la parte più facile. Da Sephora, devo dire, avevo uno sconto del 20%, che però, come tutti gli sconti di Sephora, non sono validi per un sacco di marche, tra le quali Fenty Beauty, Anastasia Beverly Hills, insomma, tutte le robe che in realtà a me interessavano. Però, nonostante ciò, c'erano un pochino di cose in sconto. Tra le varie cose in sconto, devo dire che però di colori accettabili o che io non ho, c'era poco e nulla. C'erano tutti colori che o io già possedevo o che non metterei neanche mai sotto tortura. Quindi mi sono concentrata sulle marche che invece erano scontate ed erano interessanti, oppure sulle marche dove c'erano già degli sconti applicati che potevano invece tornarmi utili. I primi due acquisti sono stati questi due rossetti marca Sephora che io ho pagato 2,50 euro l'uno, no, 3 euro l'uno, scusatemi. Questo è un rossetto fucsia che io non avrei mai comprato se non per 3 euro, nel senso che il fucsia è uno di quei colori che un po' mi spaventa perché io sono abituata al rosso e mi sembra un po' forte, però per 3 euro ha un'ottima coprenza e lascia le labbra davvero morbide, non l'avrei mai detto e quindi non potevo non comprarlo. Idem questo che in realtà non è un rossetto super matte e coprente, ma è una via di mezzo tra un gloss e un rossetto. E che lascia questo colorino abbastanza tenue ma molto naturale, che non avrei mai detto, ma mi sta piacendo molto. Questo ovviamente ha un tono più rosso e lascia le labbra proprio come quando mangiate le ciliegie, quindi con un leggero alone, non molto forte, però che comunque si nota, si percepisce. Quindi cioè, per questa cifra l'ho trovato giustissimo. Dopodiché, come sempre, maschere, perché su queste due marche invece c'erano gli sconti. La prima è della Moustous, che è una maschera rivitalizzante ed energizzante. Questo è un brand che utilizza solo eccipienti naturali, anche il pack è in cartone riciclato, quindi insomma anche per questo è super buono. Questa linea di maschere ce ne sono diverse, con tanti, diciamo, scopi diversi, si chiama Daily Harvest Squeeze e so, mi ispirava da un po', ma visto che finalmente avevo lo sconto, perché non prenderla? Cioè, mi sembrava proprio sciocco non prenderla. E
l'altra invece che mi ha fatto scoprire la commessa, perché figurati, perché figuriamoci se una commessa non vede che tu stai puntando qualcosa e non arriva a darti dei consigli ulteriori, è questa di Papa Recipe, che si chiama Honey Pot, e contiene crema di burro di miele insieme a diversi altri componenti sempre naturali. In questo caso non è tanto naturale come l'altra, però comunque è da provare, non vedo l'ora di provarla. In questo caso invece è una maschera rimpolpante, rinfrescante ed idratante, e io non vedo l'ora di provare anche questa. Ma poi, sempre in tema di danni, sono entrata da MAC. A Bologna ce ne sono due di MAC, io sono entrata in quello un po' più piccolino che c'è in via Clavature, se non sbaglio, non mi ricordo, comunque vicino a Piazza Maggiore e non quello in Indipendenza, e c'erano davvero un sacco di cose a prezzi scontatissimi. C'erano tantissimi rossetti, però devo dire che rossetti viola io ne ho una quantità incredibile. Rossetti fucsia, vi ho detto il mio problema prima, non sono molto portata a comprarli, e in più, nonostante fossero scontati, costavano 12-13 euro. Le altre tonalità sono cose che io avevo già o che non metterei neanche sotto tortura, ma in compenso potevo uscire da lì a mani vuote? No, impossibile. La prima cosa che ho preso è questo blush, molto più fucsia, molto più acceso rispetto a quello che uso io di solito, che è un po' più pescato, un po' più tenue, però avevo anche voglia di provare l'ID Style e di ritornare un po' ai vecchi tempi in cui mi caricavo molto le guance. È amore, nel senso che l'ho usato per 2 giorni di fila, ora che ve ne sto parlando, ed ha una carica pazzesca, cioè è proprio molto pigmentato, e basta, se non volete proprio esagerare, avere le guance da Heidi, è davvero super carico, e io l'ho pagato 5 euro, che per un prodotto MAC è veramente incredibile. Questo è il refill, perché non c'era il pan di questo colore, era rimasto solo il refill, ma adesso ve lo faccio vedere qua, perché poi ho una palette magnetica dove posso raccogliere diversi colori, anche non della stessa marca, dello stesso brand, e è un fard veramente eccezionale. C'erano anche dei bronzer, delle cose del genere, quindi se per caso capitate da MAC e vi interessano quei tipi di materiali, prendetelo, buttateci l'occhio. Poi io, come avrete notato, non ho le unghie e non metto mai lo smalto praticamente, ma potevo non uscire da lì con queste due meraviglie? No, ovviamente, perché 5 euro, io ho speso 15 euro in 3 materiali, potevo uscire da lì senza niente? No, che non potevo, perché era un crimine. E ho preso questo, che è un oro veramente meraviglioso, e questo che invece è... Non saprei neanche descrivervelo bene, perché è tra il blu e il viola, più tendente al viola, e ha questi riflessi olografici che sono bellissimi. E io infatti, dai, lo metterò. Quando riuscirò a non sbranarmi le unghie per più di 2 giorni di fila, non vedo l'ora di metterlo, perché è veramente bellissimo. L'ho messo sui piedi per ora e è pazzesco, è veramente bellissimo. E quindi insomma, io in 15 euro ho portato a casa 3 prodotti di MAC veramente super eccezionali. Poi arriviamo alla parte bio super eccezionale, che sono molto veramente contenta di farvi vedere. Non di tutto sono contentissimissima, però insomma secondo me ne valeva la pena. Vi ricordate quando vi avevo detto che ero un po' litigata con Ecco Verde? Sì, però ricordiamocelo, però devo dire che stavolta sono stati precisissimi, bravissimi nel rispondere e nell'avvisarmi per le consegne, quindi ho un po' davvero rivalutato il loro servizio ai clienti, e in più aveva degli sconti che non approfittarne sarebbe stato sciocco. Il mio primo bambino acquistato è questo panetto gigante di la marca La Saponaria, che è un brand che io amo perché uso davvero tante cose di questo brand, ed è olio di cocco puro bio, cioè questo è 1 litro di olio di cocco puro al 100%, quindi è proprio pazzesco, e che io utilizzo per un sacco di fini, lo uso come impacco per i capelli, lo uso a volte per struccarmi, lo uso come crema per il viso, lo uso a volte anche in cucina, mi capita di metterne qualche goccia, e è veramente pazzesco, super super consigliato, e 1 litro io l'ho pagato 10 euro, che
è un prezzo incredibile, oggettivamente, per dell'olio di cocco. A meno che non andiate su oli che non sono né bio né 100% olio di cocco, perché magari hanno della profumazione, hanno ulteriori ingredienti. In questo caso io non potevo lasciarlo lì e quindi l'ho messo subito in carrello. Gli altri acquisti che ho fatto, ci sono state delle maschere che però devo ancora provare, quindi prima di provarle, insomma, ve le faccio vedere. Però devo dirvi che ho comprato due cose delle quali sono molto contenta. La prima è questa crema idratante per il viso che io avevo comprato nel precedente ordine da loro. La marca è I Plus M, che in realtà è tedesca, quindi sarà I Plus M. È una Feuchtigkeitscreme, ovvero per il viso, in questo caso è idratante. L'applicatore è così, quindi praticamente quando voi ve la date sul viso basta spremere e andare in giù, invece che usare la classica crema aperta, eccetera. E devo dire che questa, per me che soffro di pelle secca, e è veramente molto molto delicata, idrata a fondo, non lascia il pataccone assorbibile solo dopo 8 ore, anzi ha un assorbimento praticamente immediato. Io infatti me la metto la mattina e dopo 5 minuti mi trucco, e devo dire che l'avevo provata perché era veramente in un'offerta straordinaria quando l'avevo presa nel primo ordine. In questo caso invece che 7,90 euro costava tipo 4 euro, quindi l'ho ricomprata e ve lo giuro sono contentissima. Ho sostituito la mia vecchia crema della Lavera che usavo da diversi anni e questa è veramente ottima. Insomma, se avete la pelle secca, provatela. Poi magari non fa il caso vostro, come tutte le creme, ognuno deve un po' trovare il proprio equilibrio, ma io mi trovo benissimo, sono molto contenta di averla ricomprata. Altro invece acquisto è stato un tentativo, perché io, se l'avrete notato in tutti i miei video, immagino, ho un tratto distintivo quando mi trucco, ovvero l'eyeliner. Io posso uscire di casa completamente senza copriocchiaie, posso uscire in condizioni pessime, ma avrò sempre l'eyeliner. Da quando ho 13 anni io mi faccio l'eyeliner, abbastanza peso. Proprio è una cosa che mi fa sentire male se non ce l'ho. E vi devo dire che per anni, tra le varie prove che ho fatto, e ne ho provati tanti di eyeliner, mi ero trovata praticamente bene tra quelle a basso costo con l'eyeliner di Deborah. So che sembra folle, ma è così. Però effettivamente ha un inci pessimo, quindi è difficile. Ho provato quello di NYX, io col pennello, così non mi trovo. Io sono una che ha imparato a farselo con la riga da 3 punte e ho una tecnica pazzesca, perché con quello mi sentivo idiota, veramente. So che è una cosa folle. Quindi, niente, vabbè, tutta sta premessa, io faccio solo delle cavolo di premesse, per dirvi che ho comprato per provarlo questo eyeliner di Puro Bio, che è il classico eyeliner con la punta, quella che odiano tutte, cioè questa, che però io amo invece, perché è proprio la punta che so usare meglio. Devo dire che per essere bio, quindi non avendo schifezze internamente, o almeno non avendone troppe, ha un nero parecchio denso. Forse non è ancora paragonabile agli ultimi che ho usato, quindi a NYX, a Deborah, a Kat Von D, a tutte queste, eccetera, eccetera. Però non mi sto trovando per nulla male, basta solo ridare una passata, nel caso io sotto abbia l'ombretto. Se non ho l'ombretto invece va da Dio, quindi mi sto trovando parecchio bene e insomma, adesso vedremo come andrà avanti la partita. Bene, che fatica! Sto rendendo conto che girare video in estate sia un po' un suicidio. Ma va bene così. Comunque, questi erano tutti i miei acquisti per i saldi. Non so se qualcosa di quello che vi ho fatto vedere vi ha un po' incuriositi, mi rendo conto che ci siano cose un po' deliranti e che ho fatto altri acquisti che non vi ho potuto mostrare perché non mi sono ancora arrivati, li ho fatti online. Però spero che come sempre il video vi sia piaciuto e che io vi abbia tenuto compagnia. E se avete curiosità o domande ci sentiamo giù nei commenti. Noi per tutto il resto direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!